Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Schiaffi, pugni, insulti. Un'anziana regina vittima della balante romena incastrata alle telecamere carabinieri. La donna è stata arrestata. Il ponte di Calatrava Cosentino svelato a Roma, presentato nella capitale il programma di inaugurazione dell'opera. Un morto, tetti scoperchiati, alberi abbattuti, automobili danneggiate, il bilancio del forte vento che ha soffiato imponente per tutta la giornata di ieri in Calabria. Litigano per un parcheggio nel centro storico di Cosenza, coinvolta un'intera famiglia, sei persone arrestate dai carabinieri. Sono 19 i medici indagati per la morte di un'anziana donna deceduta dopo un'operazione seguita al pugliese Ciaccio di Catanzaro. La dirigente scolastica del liceo Pieri di Rosarno, indagata, si difende nel corso di un'assemblea convocata con gli studenti. Una macchia nera comparsa al largo del mare di Briatico, provocata dal riversamento in mare delle acque della fiumare di località Torretta, c'è allarme tra i cittadini della zona. Sarà distribuito gratuitamente nelle scuole di Cosenza un libro per sensibilizzare gli studenti sul fenomeno del bullismo. La presentazione e l'iniziativa nel corso di una giornata dedicata alla complessa problematica. Prosegue il lavoro dei direttori sportivi e delle squadre de calabresi nel mercato di riparazione, molto attive le compagini che militano nel campionato di Serie C. Buonasera dalla redazione TG Ten, una brutta storia, immagini forti: una donna, una romena di 60 anni è finita in manette per violenze, violenze su una anziana donna di 84 anni. Immagini riprese da una telecamera installata dai carabinieri hanno acclarato la crudeltà delle azioni di questa donna, un segnale, i lividi sul corpo dell'anziana hanno allarmato la figlia. Sentiamo. Le tirava i capelli, la schiaffeggiava, la strattonava insultandola. L'anziana 84enne subiva, malata e fragile, non riusciva a raccontare ai figli l'inferno che la badante la costringeva a vivere. Il video dei carabinieri ha rivelato quanto quotidianamente nella cucina di una casa a Reggio accadeva. Violenza e senza un perché. L'anziana non era aggressiva, aveva solo difficoltà a muoversi e in un gesto istintivo alzava le braccia per difendersi da quella donna robusta che invece avrebbe dovuto prendersi cura di lei. Era stata la figlia della donna ad accorgersi dei lividi sul corpo della madre e chiedere spiegazioni alla badante, la quale aveva giustificato gli ematomi con cadute accidentali, ma i segni sul corpo dell'anziana hanno insospettito la congiunta che ha chiesto aiuto agli uomini dell'arma. L'indagine dei militari della compagnia di Reggio coordinati dalla locale procura è partita a gennaio la요 si è conclusa a luglio dello scorso anno. Le telecamere poste nell'abitazione non hanno lasciato spazio a dubbi. Immagini shock di maltrattamenti e violenze ai danni dell'ottantacquatenne. Oggi la badante Veronica Morosan, romena di 60 anni, irreperibile da luglio è stata arrestata dai carabinieri con l'accusa di maltrattamenti, lesioni, percosse e minacce. Chissà se l'anziana ha ancora paura. Giustizia è stata Fatta, resta però l'amarezza, lo sconforto, l'indignazione di una famiglia che difficilmente riuscirà a riporre ancora fiducia a far entrare in casa degli estranei. Resta tanta amarezza. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, parliamo del ponte di Calatrava perché oggi è stato presentato a Roma il progetto e soprattutto la cerimonia di inaugurazione. Vediamo il servizio. È stato illustrato a Roma nella sala conferenze della Camera dei Deputati il programma della cerimonia di inaugurazione del ponte di Calatrava di Cosenza, fissata per il prossimo 26 gennaio. Una delle più grandi opere pubbliche italiane dell'ultimo decennio si fa al sud e per di più in una città di provincia. Cosenza diventa perciò simbolo di tutte le province d'Italia, locomotiva di sviluppo e non più carrozza secondaria. Io credo che l'Italia sia soprattutto provincia. Fatta da grandi metropoli, ma è fatta soprattutto da provincia e nella provincia è la grande sfida sulla qualità della vita. Questo ponte è il simbolo di una provincia che cresce e di un sud su cui si deve, non si può, si deve investire perché è in grado di realizzare gli investimenti. Il ponte di Calatrava è anche simbolo dell'Europa che, partendo dal sud e delle sue infrastrutture, guarda verso le nuove economie del mondo per generare una sorta di nuova via della seta. L'Europa ha bisogno di riproiettarsi verso Asia e Africa e quindi ha bisogno del sud e ha bisogno di infrastrutture al sud che devono essere costruite come è stato costruito questo ponte di Calatrava e quindi fanno crescere l'Europa verso l'Asia, verso l'Africa. Ai numerosi giornalisti intervenuti ha portato il saluto il rappresentante della ditta Cimolai, presente anche Valerio Festi, che curerà lo spettacolo a cielo aperto e che ha svelato alcune delle suggestioni di una serata sicuramente indimenticabile. Il Ponte di Calatrava è simbolo di bellezza, elemento fondamentale per lo sviluppo sociale ed economico della città. È un segno di un'Italia che può cambiare, un'Italia che che negli ultimi decenni è rimasta un po' al palo, dove non, ci sono, dove non sono state realizzate opere pubbliche, ma soprattutto opere pubbliche di qualità. Questi segni, come può essere un ponte di Calatrava, come può essere il planetario, con le piazze, tutto quello che noi stiamo realizzando della città, sono eh, segni importanti perché non solo sono delle opere che cambiano la città e la migliorano, ma cambiano soprattutto le persone che vivono in, nella città, le rendono migliori. Si è dimostrato che in una città. Che ha eh, incentrato lo sviluppo più su carattere legato alla qualità, alla bellezza, eh, diminuiscono i reati, crescono le opportunità anche di occupazione per i giovani, ecco questo noi vogliamo che sia il processo di crescita del territorio. Nel corso del suo intervento, Occhiuto, supportato da circa 200 slide, ha anche illustrato con orgoglio alcuni tra i più importanti risultati raggiunti in sette anni, spaziando tra opere completate e progetti in itinere. Intanto il comitato Prendo Casa, in vista dell'imminente inaugurazione del ponte di Calatrava, ha indetto una conferenza stampa per parlare dell'emergenza abitativa in città, della provenienza da parte dei fondi per la realizzazione dell'opera di risorse che sarebbero dovute servire per la costruzione e la manutenzione delle case popolari. Ce ne parla Anna Franchino. Gli operai sono al lavoro per mettere a punto gli ultimi accorgimenti. I camion sul ponte seguono la prova di carico di collaudo dell'impalcato in vista dell'inaugurazione fissata per il prossimo 26 gennaio. Intanto però ai piedi della struttura il comitato Prendo Casa ha organizzato una conferenza stampa in concomitanza con quella del sindaco chiuto alla Camera per evidenziare alcune incongruenze che riguardano i fondi impiegati per la realizzazione dell'opera. Abbiamo sintetizzato su questi fogli come viene fuori il ponte di Calatrava, quindi illustreremo come si arriva alla alla conclusione che un terzo, il 33% di questo ponte è finanziato con i fondi Gescal, ovvero gestione case popolari. Questo ponte nel 30% della sua, della sua costruzione è stato fatto con fondi Gescal, che sono i fondi che servivano per la direzione essenziale pubblica, fondi che invece sono stati destinati... Dalla, dalle giunte regionali e comunali dell'epoca al ponte di Calatrava. Noi pensiamo che questo sia l'ennesimo schiaffo a chi vive un'emergenza abitativa latente da anni in questa città. Non è più possibile insomma, che si facciano questi tipi diciamo, di speculazioni e clientele su, questa, su questo bisogno che è così importante. E, e crediamo che insomma, sia Ochiuto che Oliverio debbano eh, dare un segnale, un'inversione di rotta. E, come dire, investire su questo tema del diritto alla casa in maniera strutturale e non più in maniera emergenziale. Il comitato parla di emergenza abitativa, ma quante sono le famiglie bisognose di un tetto sopra la testa nella sola città di Cosenza? Ci sono 1200 sfratti all'anno a Cosenza. Cosenza è in Calabria è la città che ha più sfratti. Il comune di Cosenza paga a oltre 200 persone l'affitto, cioè l'emergenza abitativa e spende 700 mila euro al mese. Ci sono le graduatorie bloccate da Anni, da almeno vent'anni, immaginiamo che ci, ci sia un bacino di quasi 2 3000 persone che vivono questo, questo bisogno. Per l'inaugurazione serviranno altre risorse e questo dicono è l'ennesimo schiaffo ai danni di tutti i calabresi. E si spenderanno 130.000 euro per l'inaugurazione del ponte, insomma, ci sembra. Le... Ancora una volta uno schiaffa chi vive il disagio in questa città. La protesta di oggi però, ci tengono a sottolinearlo, non ha colore politico, anzi. La nostra è una contestazione alla classe politica di questa, di questa regione, eh, a livello comunale e a livello regionale, perché comunque tutti hanno delle colpe se oggi ancora in questa città si parla di emergenza abitativa. Ieri giornata di maltempo, oggi giornata di tregua, la conta dei danni, si piange la vittima a Mesoraca, ma vediamo nel servizio cosa è successo ieri. Raffiche di vento fino a 100 km orari, con punte anche di 160 in alcune località, hanno lasciato segni evidenti sui territori colpiti dal maltempo. Oggi è tornato a splendere il sole, ma i danni sono davvero ingenti. A Mesoraca, nel Crotonese, c'è sgomento per la morte di Giuseppe Talarico. Emigrato in Svizzera, era tornato a Mesoraca per festeggiare il 18 compleanno del nipote. Ieri, insieme al fratello, era salito sul tetto dell'abitazione del congiunto per verificare i danni provocati dal forte vento che ha divelto parte della copertura, ma i due sono stati investiti da una forte folata e sono caduti nel vuoto. L'uomo è deceduto prima dell'arrivo in ospedale, il fratello è rimasto ferito. Senza sosta, il lavoro dei vigili del fuoco in tutta la regione, squadre di tecnici e volontari con il coordinamento della protezione civile regionale, stanno verificando i danni causati dalla pioggia e soprattutto dal forte vento nel Crotonese, nel Regino, nel Cosentino e nel Catanzarese. Questa è la situazione che si registra oggi a Botricello. Guardate, questo è ciò che rimane del palazzetto dello sport. A terra, lamiere, parti di coperture, alberi sradicati. Anche qui i danni sono ingenti. Abbiamo avviato la conta dei danni dopo una giornata assolutamente difficile, quella di ieri, che ci ha visto Botricello preso in pieno da quest'ondata di maltempo. I danni purtroppo sono ingenti, abbiamo il palazzetto dello sport completamente scoperchiato, sono volati i pannelli solari di tutte le strutture pubbliche, ma soprattutto di quelle private, quindi con molti danni anche per i cittadini. Abbiamo avuto momenti di panico è da gestire, siamo riusciti ad affrontarli bene quando i bambini delle scuole elementari erano ancora nelle classi e non riuscivano ad uscire, ma li abbiamo potuti evacuare grazie alla Polizia Municipale. E poi siamo intervenuti anche in quelle famiglie che con bambini malati erano in difficoltà. È stata una notte lunga, ora è il momento della conta dei danni. Purtroppo i danni sono tanti e dobbiamo intervenire, dobbiamo cercare di dare meno fastidio e meno disturbo ai cittadini. Stesso argomento, ci spostiamo adesso invece nel Regino, vediamo. Una mezza apocalisse, danni e paura ha provocato il maltempo che ieri ha anche flagellato Reggio e la sua provincia, ancora una volta particolarmente colpita l'area dell'Alto Ionio Regino dove si sono registrate raffiche di vento di inaudita violenza e come era accaduto qualche settimana fa anche ieri alberi sradicati, tegole volate via e circolazione ferroviaria e stradale in tilt a proposito di ferrovie, binari bloccati sulla Ionica per la caduta di alberi e altro materiale fermo per ora il traffico sul la tratta Catanzaro Lido-Rocella Ionica tra Badolato e Monasterace infatti non si è potuto circolare. I tecnici e gli operai di RFI hanno dovuto lungamente lavorare per rimuovere gli ostacoli. Paura a Siderno perché circa 10 metri quadrati di lamiere sono volate via da chissà dove e planate, il caso di dire, su una strada in pieno centro cittadino. In quel momento per fortuna non transitavano macchine né camminavano pedoni. Sono intervenuti i vigili del fuoco per rimuovere le lamiere. Con la ausilio della Polizia Municipale di Siderno e della Polizia di Stato. Disagi comunque in tutto il territorio locrideo, paesi praticamente bloccati. Già alle 7 di sera era notte fonda e la tempesta è proseguita per altre 10 ore ed oggi per fortuna è tornato a splendere il sole, la quiete dopo la tempesta, è davvero il caso di dire. La dirigente scolastica del Liceo Pieri di Losarno, indagata, si difende nel corso di un'assemblea convocata con gli studenti. Vediamo. Una che è messa fatta di canzoni, solitari monologhi e videoproiezioni, la preside Mariella Russo, dirigente scolastica del Liceo Pieria di Rosarno e dell'alberghiero di Locri, davanti a tanti studenti, ci ha messo la faccia ma anche le corde vocali. Uno spettacolo denuncia per ribadire l'estraneità della sua persona su alcuni episodi che l'hanno vista protagonista, insieme alla presidente dell'associazione Riferimenti Adriana Musella, indagate entrambe dalla Procura di Reggio Calabria. Coinvolgimento di cui ho avuto conoscenza dai organi di stampa, precisa la Russo, non sapendo di essere sotto indagine né essendomi stato notificato alcunché. Ai tempi in cui mi vengono contestati i fatti non ero nemmeno Socia, precisa la Preside, che si produce in una difesa a tutto campo della propria posizione. Io ho semplicemente creduto in un progetto per la legalità, dichiara parlando del proprio rapporto con riferimenti. Che rappresento assieme ai miei studenti e ai miei insegnanti e non agli apparati apparentemente sani dello Stato. La dirigente inoltre si Orgogliosa di aver denunciato il fratello, oggi pentito di mafia, perché affiliato ad uno dei clan della Piana. La dirigente, nel suo lungo monologo, ha ripercorso alcuni pezzi della sua vicenda familiare che si intreccia con quella professionale. Per arrivare ad un punto. Da oggi sarò madre, nonna e moglie. E rimetterò tutti i miei mandati di gestione dei beni confiscati, ma non smetterò di lavorare, chiarisce la preside russo. Ipotesi che aveva lanciato in un primo momento all'inizio della Kermes quando aveva parlato di abbandonare. Di dirigente scolastico. Ma a questo punto sorge spontanea la domanda è lecito e soprattutto conveniente utilizzare la propria posizione, quella di dirigente pubblico, per difendere, spettacolarizzando il tutto, una propria posizione perché incombe un'inchiesta scomoda? E Adesso parliamo invece della misteriosa macchia nera comparsa al largo del mare di Ibriatico, che probabilmente è stata provocata dal versamento in mare delle acque della fiumara di località torretta e naturalmente ha generato allarme tra i cittadini della zona. E' da sempre così ed inevitabilmente si ripeterà ancora. Tra le conseguenze del maltempo, delle piogge torrenziali, del vento forte, come sta accadendo in questi giorni in Calabria, vi è l'ingrossamento di torrenti e fiumare che caricano nelle sue acque di tutto e di più, riversando in mare quanto raccolto lungo il tragitto. È un fatto logico e forse anche naturalmente opportuno, lo è meno quando torrenti e fiumare cominciano a sversare acque torbide che lasciano immaginare quanto di peggio, oltre ad apparire ad occhio umano brutte e Impressioni, se non addirittura provocare preoccupazioni. È accaduto in questi giorni a Briatico, una delle località balneari, un tempo metaturistica della rinomata costa degli Dei, una torrente che si trasforma in una lunga scia di melma che, con tutta probabilità, complice il maltempo, appunto, si dirige a tappe forzate verso il mare. Davvero uno spettacolo tutt'altro che apprezzabile, che è stato, diciamo così, ammirato in una località La Torretta, all'interno di un parcheggio non lontano da uno dei luoghi più conosciuti ed ammirati. Rimane da capire perché è accaduto e cosa ha potuto provocare questo scempio che ora sarà il mare ad assorbire e ripulire, come sempre, i nostri 100 secondi adesso. Un parcheggio conteso nel centro storico di Cosenza. La lite violenta in corso Telesio si è trasformata in rissa la notte scorsa. L'intervento dei carabinieri che hanno arrestato sei persone, tra cui un'intera famiglia. Quattro degli arrestati, già noti alle forze dell'ordine, gli altri due sono incensurati. Ancora senza esito a Fiume Freddo Bruzio, nel Cosentino, le ricerche del 24enne francese, di cui non si hanno notizie da una settimana. Sulla zona attuato il piano di ricerca attivato alla prefettura di Cosenza, il furgone del ragazzo è trovato martedì notte in una stradina isolata, nelle colline del centro tirrenico. 19 medici in servizio all'Ospedale Civile Pugliese di Catanzaro sono stati iscritti nel registro degli indagati nell'ambito di un'inchiesta avviata dalla Procura della Repubblica del Capoluogo sulla morte di una donna di 84 anni, deceduta dopo essere stata sottoposta ad un intervento chirurgico di ortopedia nel nosocomio del Capoluogo Calabrese. L'inchiesta è stata avviata sulla base di una denuncia presentata dai parenti dell'anziana. La donna residente a Girifalco era stata ricoverata in ortopedia per essere sottoposta ad un intervento al femore. Alcune ore dopo l'operazione, le condizioni della paziente sono aggravate tanto da rendere necessario il suo trasferimento nel reparto di rianimazione dove è deceduta. Una granata di artiglieria da 100 mm ad alto potenziale, risalente alla Seconda Guerra Mondiale, è stata fatta brillare a Delia Nuova dagli artificieri dell'esercito appartenenti alla seconda compagnia dell'undicesimo reggimento genio Guastatoi di Foggia. L'ordigno, che è stato rimosso e fatto brillare in sicurezza, era stato trovato in un terreno della cittadina della piana di Gioia Tauro. Col prossimo servizio andiamo invece a Gioia Tauro. Tempo di cambiamenti per la Polizia di Stato nella piana di Gioia Tau, Il questore Raffaele Grassi ha disposto alcuni avvicendamenti ai vertici dei commissariati di pubblica sicurezza del territorio, in particolare a Polistena e a Cittanova. Nell'ambito di una rimodulazione dei funzionari in servizio presso la Questura di Reggio Calabria, il commissario Capo Paolo Valenti, dirigente del commissariato di pubblica sicurezza di Polistena, assumerà l'incarico di funzionario presso la squadra mobile della Questura di Reggio Calabria. Al suo posto arriva il commissario Capo Eugenio. Aloia, in precedenza, vice dirigente del commissariato di Gioia Tauro. Cambio della guardia anche a Cittanova, dove lascia il ruolo di dirigente per andare a coprire un nuovo incarico il commissario capo Valerio Maria Bologna. Al suo posto arriva il commissario capo Francesco Maria Montanaro, proveniente dalla questura di Asti. Modifiche all'organigramma anche per il commissariato di Gioia Tauro, dove il ruolo di vice dirigente lasciato scoperto da Aloia sarà ricoperto dal commissario capo Marco Gagliano. E adesso parliamo invece di un libro che sarà distribuito gratuitamente, un libro che ci parla di bullismo, un fenomeno molto, molto preoccupante. La Sala Capitolare del Chiostro di San Domenico ha ospitato una giornata di riflessione con gli istituti comprensivi della città dedicata al fenomeno del bullismo. La tematica è da tempo al centro dell'attenzione dell'amministrazione comunale di Cosenza. Un'iniziativa che era urgente, diciamo, non perché le scuole non affrontino questi problemi, perché le scuole sono sensibili, già da tempo questo fenomeno diciamo, sta dilagando, ma perché ecco anche l'amministrazione, la nostra, poi specialmente l'assessorato che alla scuola fa riferimento. Deve mettere il suo, diciamo, il suo cappello, lo dico così per usare un'immagine, il suo cappello di riconoscimento del problema e deve dare una mano. Il prossimo progetto porterà nelle scuole una psicoterapeuta che eh, affronterà con i genitori e con gli insegnanti il tema per aiutarli a riconoscere il problema, ad affrontarlo. Con l'occasione è stato anche consegnato alle scuole partecipanti il libro Manuale di sopravvivenza per genitori di Rossella Catalano. I ragazzi non sono attualmente nelle condizioni di poter essere totalmente responsabili, non lo sono per la loro età. Per questo motivo il manuale di sopravvivenza per genitori è dedicato essenzialmente agli adulti perché sappiano ricoprire il proprio ruolo di supporto e di sostegno. Una notizia di cronaca giudiziaria, il GIP di Reggio Calabria su richiesta della Procura della Repubblica ha convalidato il provvedimento di fermo di indiziato di delitto per omicidio gravato e distruzione di cadavere eseguito dalla squadra mobile Regina la notte del 13 gennaio scorso a carico di Enzo Bevilacqua di 38 anni di Lamezia Terme. Adesso occupiamoci di sport, la presentazione di Benalia Crotone, le prime parole di Sepe e Armeno nella pagina di Calcio Mercato curata da Anna Franchino. Eccolo Ahmed Ben Ali che si allena con il gruppo Rosso Blu, il Fantasista 25enne, arriva a Crotone in prestito con diritto di riscatto da parte del Pescara. Oggi la presentazione è ufficiale ed ecco il suo messaggio ai tifosi. Mi hanno accolto benissimo, comunque si vedeva da fuori che da, già dal miracolo che ha fatto l'anno scorso c'era un gruppo solido. Eh, ho parlato anche con, con altri ragazzi che sono stati qui negli eh, anni passati come Antonio Mazzotta. Eh, Pettinari che mi hanno detto che c'è sempre stato questo, questo feeling eh, a Crotone che sembra sempre una famiglia quindi eh, questo eh, i ragazzi mi hanno colto benissimo è eh, un gruppo solido per, che si vede da fuori è sempre stata una squadra che, che ha lottato eh, fino alla fine eh, quindi io non vedo l'ora di, di dare il mio nel frattempo il direttore sportivo Ursino potrebbe strappare il sì all'attaccante del Torino Simone Edera classe 97, punto fermo della nazionale under 20, che piace molto al tecnico Zenga perché potrebbe colmare il vuoto a destra nel suo 4-3-3. In serie C la firma ufficiale di Beppe Statella con la ternana Unicusano, l'attaccante calabrese classe 88. Si è legato alla società Rossoverde fino al 30 giugno 2020. Nessun movimento né in entrata né in uscita, almeno per oggi per il Cosenza Calcio. Dopo l'arrivo di Occhereche e Perez, si guarda già alla sfida di domenica, ma il direttore Trincherà resta alla ricerca di un difensore centrale mancino e di un tornante di fascia destra. A Catanzaro ho presentato il difensore Antonio Sepe che non ha nascosto la sua soddisfazione e spera di fare bene convincendo così la società per il rinnovo del contratto per la prossima stagione. Vivo con tanta, tantissima voglia e, e spero di, di rilanciarmi ancora. E... E di stare al più presto di mettermi a disposizione il mister. Via Marchetti al Gavorrano e benedetti vicino alla Viterbese, piace il centrocampista dell'Atalanta Bacè. Armeno arriva a Reggio e si presenta a stampa e tifosi, ritrova il tecnico Maurizio che lo ha allenato ad Ischia nella stagione 2014-2015. Non vedo l'ora che viene domenica perché comunque uh, sono a disposizione del mister e quindi non vedo l'ora di cominciare diciamo, questa nuova avventura e di dare tanto a questa maglia, perché comunque ha fatto una storia alla regina e quindi sono anche orgoglioso di, di indossare questa maglia. Intanto Castiglia ha svolto il primo allenamento con il gruppo Amaranto e rende attende il sì dal difensore Cuomo del Crotone, operazione curata direttamente dal patron biancorosso Coscarella. Questo è lo sport e adesso il meteo per le prossime ore. Vediamo. Ben ritrovati da MeteoIncalabria.it. Oggi tempo migliore con temperature in calo. Domani, invece, torna un po' di instabilità sulle Tirreniche per il ritorno di correnti da ovest. Vediamo quindi le mappe in dettaglio. Domani nubi sparse sulla fascia Tirrenica, con qualche piovasco tra Cosentino, Lametino e Vibonese. Poco nuvoloso sulla fascia Ionica. Temperature in aumento. Vediamo ora invece come si comporteranno: mari e venti. Domani agitato il Tirreno, poco mosso o mosso lo Ionio, venti da ponente di moderata intensità. Per ulteriori dettagli vi invito a consultare come sempre il nostro sito internet www.meteoincalabria.it Per oggi è tutto, grazie per la cortesia e attenzione. Appuntamento a domani. Tg che finisce qui, ci vediamo alle prossime edizioni. Grazie per averci seguito, arrivederci, buona serata. Cerca Teleuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.